Un pranzo o una cena al ristorante, ma soltanto all'aperto, passeggiate, visite ai musei o una gita fuori porta, ma se in un'altra regione, questa dovrà rientrare nella fascia gialla. È in arrivo il fine settimana, quello del 1° maggio, che concede per le Marche 2 giorni di svago, ma tenendo sempre alta l'attenzione perché i divieti e le restrizioni rimangono in vigore. Dove andrete domani? Allora, facciamo decidere ai bambini. Quindi faremo quello che vogliono loro. Sentiamo un po', dove preferite andare? Io preferisco andare tipo a un lago, fare il picnic con tutte le mie amiche. Bello. E tu? E io mangiare un gelato con la mia mamma. 1° di maggio credo che prenderò la macchina per andare a vedere uno dei nostri borghi nelle immediate vicinanze di Fano. Che so io, Cartoceto, Saltara. Anche il nostro territorio offre tante bellezze. Senz'altro, bisognerebbe anzi promuoverlo e valorizzarlo, perché ci sono dei paesini abbarbicati sulle colline oppure proprio sul Cucuzzolo che vale veramente la pena. Anche domani in bicicletta? Certamente, siamo in area camper con il nostro camper, veniamo da Verona. Il bello di andare col camper è quello che poi con le bici vai a visitare i vari paesi dei dintorni. E dicevate domani Senigallia? Domani Senigallia, esatto. Come andiamo là? Andiamo in bicicletta, solo in bicicletta. Soprattutto in bicicletta, sì, perché è bello andare a visitare anche i paesi più vicini, insomma. Domani dove andrete? A Torrette, alla spiaggia di Torrette, ma così solo per una scampagnata veloce, ecco. Con i familiari o in compagnia di amici? No, con i familiari. È venuta mia sorella da Milano e quindi passeremo mezza giornata lì. Da quanto tempo non vi vedevate? Da luglio dell'anno scorso, sì. Un anno, sì, sì, sì. Sicuramente a casa, siamo fuori per poco, mezz'ora come carcerati e basta. Vi sentite ancora non molto sicuri con questi contagi? Vi preoccupano un po'? Non sono i contagi, sono le persone che non mi danno sicurezza, perché ognuno fa quello che vuole e credono che ci sia via libera per tutti, invece non è così, bisognerebbe osservare le regole. E c'è fermento anche negli stabilimenti balneari, che si preparano ad accogliere dopo tanti mesi i primi clienti della stagione. Noi saremo ufficialmente operativi dal 3 maggio, comunque sia ci saranno i colleghi già da qualche settimana, ma anche domani e i prossimi giorni per ultimare i lavori. Quest'anno, dopo un paio d'anni, siamo riusciti a mettere a posto anche la piscina e abbiamo rifatto il campo da beach con sabbia nuova. Adesso aspettiamo che spianeranno la spiaggia per poter posizionare gli ombrelloni. E niente, si parte, siamo carichi, siamo tra l'altro una nuova gestione, siamo 3 famiglie, diciamo, che ci siamo uniti in questa avventura. Speriamo, dai, di fare bene, siamo carichi.